Poi allora bello qua è rallentare la fase, tanto la fase concentrica, cioè quando arrivi in massimo allungamento non mollare il carico, cioè concentrati proprio sul sentire il dorsale che si allunga, poi riparti senza rimbalzare, è la peculiarità di questo esercizio. Chiudi. Sì. Questa la facciamo un secondo in stretch e un paio di secondi squeeze. Diamo enfasi agli stretch. Uno stretch o due squeeze? Sì. Qua lo stretch, quando si va in allungamento non deve essere uno stretch passivo. No, no. Cioè, tieni, tenete sempre tensione. Questa è una capacità che sulla testa si matura, cioè non avere mai punti morti a livello di tensione, tranne quando necessario. Logico ce ne sarà di meno. Di base qua non c'è momento di forza, ma con una contrazione mia autonoma, cioè rimango agganciato, che poi è la famosa connessione mente-muscolo, no? Sì, è come prendo esempio un altro muscolo, quando fai l'overhead extension e lo fai al capovasto, tanti ragazzi dicono ma non lo sento, ok, ma trova la posizione dei gomiti in maniera tale che senti lo stretch attivo sul tricipite, esatto. Non deve essere il carico fermo e tu stai lì così, no? Questo è, come hai detto giustamente te, è avere una certa tipo di maturità mentale nel conoscere e riconoscere lo stimolo. Agganciarsi, proprio agganciarsi al muscolo. Esatto. E poi molte adesso dicono che la connessione mente-muscolo non esiste. No, no. Ora, cioè nel senso, la sento, gli atleti la sentono, cioè non stiamo parlando di qualcosa di astratto, ma qualcosa di concreto, di un atleta che ha un punto dove teoricamente non c'è tensione, però riesce ad attivare, ma anche banalmente ti dico, mettiti così e inizia a ballare col petto. Poi lo fa meglio Lollo questo. Oppure strizza il petto, contrae il petto, senti la contrazione, ok? Questa di base è la connessione mente-muscolo, cioè la capacità di agganciarsi al distretto in maniera indipendente dal carico. Se tu lo riesci a combinare con l'esercizio, cioè distinguere queste cose e unirle in una sinergia, è un valore aggiunto. L'esercizio lo senti in maniera diversa, ma lo senti, cioè non è che devi dire non esiste, esiste perché lo vedo negli studi, lo senti, sì. Ecco, questa è la connessione mente-muscolo, benvenuto nel mondo. È una cosa però che ti viene col tempo, cioè è esperienza, esperienza, imparare a riconoscere ogni stimolo in ogni esercizio, in ogni schema motorio, quello è fondamentale. Esatto, è il motivo per cui molti atleti che loro dicono ma questo non ha una forma perfetta e cresce, questo così che... Allora, per carità, con una forma perfetta arriverebbe a essere migliore, però nel suo caso, se citta, se fa male, ha una capacità di agganciarsi al muscolo tale per cui non è che perde totalmente lui, te invece, no, te non cresci comunque.